Ma intanto la prima cosa che mi viene in mente è l'avevamo promesso e l'abbiamo mantenuto, quindi questo è il nostro regalo di Natale come Comune di Torino al Filadelfia. Per quanto riguarda invece il momento storico in cui è stato fatto non solo l'approvazione del progetto nella giunta di martedì scorso, ma anche l'approvazione per l'erogazione del primo milione dei 3 milioni e mezzo di euro che il Comune di Torino aveva promesso e che quindi il primo milione sarà devoluto alla Fondazione nel 2013. Anche questa promessa che avevamo fatto nel corso dell'anno l'abbiamo mantenuta. Io penso che anche il momento storico in cui è stato fatto questo vada contestualizzato. Proprio stamattina ho proposto come assessore allo sport e alla toponomastica della città di Torino l'intitolazione a Nelson Mandela del Palasport Ruffini della città. Perché Nelson Mandela c'entra col Filadelfia? Perché intanto Nelson Mandela era una persona che ha dimostrato che lo sport poteva unire la gente, poteva cambiare le cose nel mondo, ma soprattutto l'intitolazione vuole raffigurare un ricordo più che di una gesta sportiva, perché lui era stato colui il quale aveva voluto creare una squadra di calcetto all'interno del carcere durante la sua prigionia e aveva in qualche modo utilizzando il rugby cercato di unire queste persone.